successo importante, no, questo. Per sì. Quale, per come è venuto? Sì, per come è venuto, pure perché ci siamo, abbiamo allungato un pochino sulle seconde, quindi, ti rifaccio la domanda che faceva prima a Sorrentino Greco. Si può dire che è una bella fuga, una fuga convinta questa? Questi... No, è un passo avanti, ma la strada è molto lunga. Ah, poi dico una cosa così, perché molti lo sanno. L'anno scorso a Iesi la Samba è stata, tra virgolette, derubata. In che senso? La partita che doveva durare 90 minuti, di solito ne ho le 2,54, ha durato 19 minuti, perché buttavano sempre il pallone fuori. L'anno scorso a Iesi la Samba ha perso 2-0. Si è giocata una partita strana, è durata 19 minuti su 90. Quindi dobbiamo, perché la tifoseria vuole cambiare cosa ieri domenica prossima. Dillo ai compagni. Sono quattro partite o solo un gol sul rigore, sì, sì. Anche in difesa si è ritrovata un po' la giusta compattezza. Sì, si stanno muovendo bene, ma comunque quando prendiamo i gol non è solo un problema della difesa, è un problema di tutta la squadra. La difesa adesso sta facendo bene, quindi ben bene. Hai tentato l'Eurogol. È un costo. Senti, vista l'età, quando finisce a giocare a calcio, ti metti a fare allenatore o l'imprenditore agricolo? No, ma il corto figlio. No, io faccio quello, io sono nato per fare quello. Però puoi fare pure l'allenatore. Dai. No, no. Solo dei ragazzini. Ma ce l'hai la rabbia, ce l'hai. Non lo sai. No, non so se. Colantuono diceva così, Colantuono mi ha fatto scommare. Non voleva allenare assolutamente. Senza frenesia avete giocato con molta testa oggi, di lucidità. Sì, penso siamo stati calmi, a volte comunque c'è stato uno dei momenti in cui abbiamo lanciato la palla, provando a fare lanci lunghi per poter aggredire subito la tua squadra, però alla fine occasioni le abbiamo create. L'importante è che abbiamo concretizzato ciò che abbiamo